Allora, salve a tutti, stasera presentiamo un bel romanzo, mi sento di dirlo senza rischi di piaggeria, 99 piccoli passi di Matteo Pasut, che è qua vicino a me, un romanzo d'esordio di un autore che è già ampiamente formato nella scrittura e che ha costruito una storia che coinvolge, che appassiona e che crea un legame davvero diretto con l'autore, con il lettore. Una storia apparentemente semplice, però complessa nella struttura psicologica dei personaggi. Inizierei chiedendoti intanto più o meno a grandi linee quella che è, diciamo, la trama e anche come sono venute poi alla luce alcune dinamiche appunto della storia. Allora, la trama sembra praticamente semplice perché è stata costruita e basata su un personaggio unico e quindi l'evoluzione temporale che lui ha nel racconto. E viene lasciato spazio al lettore di cimentarsi in questa lettura e di entrare piano piano nella storia. Appunto, bisogna stare attenti anche a raccontare la trama perché, come hai già letto, lo sai benissimo, Per non svelare nulla, è già stato quindi bravissimo, no? c'è un grosso rischio spoiler in Ecco, questo in questo caso libro. qui c'è, quindi bisogna stare attenti un po' a cosa dire. No, comunque al lettore viene data la possibilità di conoscere il personaggio e di entrare dentro questa storia con dei flashback, quindi capire qual è stato il suo passato e cercare di capire, di svelare questo mistero del perché il personaggio, che ricordiamo si chiama Brian Brian Baker, Baker. e si trova ad affrontare questo viaggio che non è solo un viaggio di interesse, ma è un viaggio proprio nella vita, dove la vita appunto prende una forma nel racconto che è quasi quella di un personaggio del libro e dell'ambientazione. Il motivo per cui è stato scritto questo libro è quello di cercare di dare alle persone un proprio senso della vita attraverso questo racconto, che è il racconto di tanti che possono vivere queste esperienze, positive o meno, e capire che quindi ci possono essere dei risvolti tante volte inaspettati e quindi. Certo, il viaggio che lui compie è un viaggio molto preciso perché il protagonista del libro dall'Italia vola verso gli Stati Uniti, vola verso New York. È un viaggio che poi è anche metaforico, nel senso che in qualche modo lui sta cercando di tornare, diciamo, di andare a riprendersi le redini della sua vita perché per un episodio, insomma, drammatico, la sua vita in qualche modo è come se si fosse interrotta e lui sta cercando di sbloccare questa impasse Lui capisce di in aver cui è perso, di aver rotto finito. qualcosa. E già in aereo fa un incontro, diciamo, un incontro particolare. Ecco, su questo volevo farti una domanda. La decisione di far partire la storia, diciamo, sin dalla prima riga, cioè non è un libro che ha, non so come dire, un'introduzione lunga. Diciamo che dalle prime cinque righe sei già assolutamente dentro la storia e ti stai già domandando Il perché? anche proprio il perché di alcuni personaggi. Perché hai deciso cioè è stato casuale o c'è una scelta dietro al voler rompere subito ogni indugio? No, il motivo c'è, il motivo è quello appunto di catapultare il lettore direttamente dentro la prima domanda, del perché questo personaggio sta andando a fare questo viaggio, che si capisce appunto non essere un viaggio di piacere, e nel racconto ci sono dei punti dove appunto lui scrive e questo permette al lettore di capire il personaggio principale nella sua parte più intima e quindi fin dalle prime righe si vuole appunto dare la possibilità di capire che quindi c'è un qualcosa di molto, molto Sì. importante che catapulta il lettore direttamente dentro una storia. Il volo A174 della British Airways sorvolava l'Oceano Atlantico. Partito dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Firenze, aveva fatto rifornimento a Lisbona e secondo le gentili hostess che portavano il pranzo, mancavano più o meno 4 ore per l'arrivo al JFK di New York. Non so lei, ma io non amo molto gli aerei. Nemmeno io. Solo che a volte si è costretti a prenderli. Purtroppo ha ragione. Permetta che mi presenti, sono Luigi Antonini. Molto piacere, Brian Baker. Il suo non è un nome molto toscano, disse con un sorriso l'elegante uomo. No, infatti, risposi restituendo il sorriso. A dire il vero, sono americano. Quindi è in viaggio verso casa. Deve
dedusse con troppa frettolosità, mentre richiudeva il computer portatile con cui aveva lavorato fino a un attimo prima. Mi piacerebbe molto, ma non sono di New York. Ci sto andando per un appuntamento. Allora deve essere importante questo appuntamento per farle fare così tanta strada. In un certo senso è un appuntamento, sì, con il destino. Mentre lei ha un destino che l'attende al JFK, io avrò solo un tassista stanco e brontolone. Non ho un affascinante destino che mi attende. Semmai una simpatica vecchietta. Dice davvero, è la madre del mio migliore amico. La conosco da molti anni e le pagherò l'affitto in cambio della sua ospitalità. Si fermerà a lungo in città? Il volto di Brian mostrava quanto fosse restio a conversare del motivo per cui dovesse andare a New York, specie con una persona appena conosciuta.